Ok, direi che a questo punto possiamo partire. Grazie per partecipare a questo webinar. Siete veramente tantissimi quest'anno, quindi sono contentissimo di questa partecipazione. E, questo webinar si basa su un sondaggio che facciamo ogni anno come Health Systems, dove chiediamo a varie aziende con IBMI la loro opinione sul sistema, in generale sull'IT, e quest'anno abbiamo avuto tantissime risposte, abbiamo oltre 733 risposte in tutto il sondaggio, e la cosa interessante è che quest'anno la maggioranza delle risposte vengono proprio fuori dagli Stati Uniti, quindi 39% Stati Uniti e il resto del mondo, con un 24% di risposte dall'Europa, quindi molto, molto più rispetto ad altri anni dove la stragrande maggioranza delle risposte realmente erano negli Stati Uniti. E sono qui con, mi accompagnano in questo webinar, Nicoletta Bernasconi e Luca Verzicco. Nicoletta, se ci vuoi presentare brevemente, di IBM, tutti la conoscerete, però se vuoi raccontare un po' cosa, se c'è qualcuno ancora, qualche poco. Qualcuno che non sa ancora cosa fai e qual è il tuo ruolo di IBM. Grazie Jenko, grazie per avermi invitato a partecipare a questo webinar e mi fa sempre molto molto piacere poter essere qui con voi a questo appuntamento che ormai si ripete da qualche anno. E Nicoletta Bernasconi, lavoro in IBM e sono il Product Manager per il mercato italiano di IBMI. Grazie Nicoletta. E quest'anno ci accompagna anche Luca Verzicco, super esperto IBMI di VSS Italia, uno dei nostri partner in Italia sulla piattaforma IBMI. Luca, se vuoi raccontare il tuo Buongiorno a tutti, ruolo. grazie per l'invito, Jenko, anche per me è sempre un piacere. Io sono innamorato della piattaforma IBMI, non sono solamente un esperto della piattaforma e oggi appunto parleremo un po' dei nuovi trend di mercato e di come i nostri clienti vogliono utilizzare e vorranno andare avanti a utilizzare la piattaforma nel futuro. Perfetto, grazie Luca. Io sono Jenko Gaviglia, responsabile South EMEA di Health Systems da Barcellona e beh, realmente ormai da casa mia, come da oltre un anno, che è vicino a Barcellona, questo sia a 40 km da Barcellona. E niente, e questo webinar lo organizza ogni anno Health Systems insieme ai nostri partner in Italia, VSS e Soluzioni DP, che peraltro se volete seguire una presenza importante nel mondo social, su LinkedIn, Twitter, YouTube, con canali dove troverete tantissime informazioni. E molto spesso anche molte informazioni di Health Systems generate proprio realmente per aiutare a gestire la piattaforma IBMI e anche su altri argomenti, diciamo, del mondo IT. Ok, quindi partiamo sulla presentazione di oggi. Come dicevo, oggi parliamo del marketplace. Vi darò giusto 2 o 3 minuti, una pennellata su Health Systems, perché ci sono tante novità anche sull'offerta di Health Systems in generale nel mondo IBMI, ma anche fuori dal mondo IBMI. E poi partiremo subito a parlare del marketplace. E vi voglio raccontare velocissimamente chi è Health Systems. Se non ci conoscete come azienda, un'azienda molto importante, con una presenza importante nel mondo IBMI, ma in generale adesso su tutto il mondo dell'IT, soprattutto in due grandi aree dell'IT, sicurezza e automazione. Poi vi racconterò brevissimamente cosa facciamo. Per inquadrare solo Health Systems, sono oltre 35 anni in business, nata in Minnesota, quindi vicino a Rochester, che è dove è stato creato l'S400, vicino a Minneapolis. E ormai con oltre 340 milioni di revenue e oltre 1.000 dipendenti in tutto il mondo e intorno ai 20.000 clienti in tutto il mondo. Presenza, diciamo, mondiale. Io vi parlo proprio, come vi dicevo, vicino a Barcellona, dove abbiamo la sede che segue quello che sarebbe South EMEA, quindi diciamo tra i mercati principali abbiamo Italia, Francia, Spagna, più altri paesi, e abbiamo un po' filiali un po' in tutto il mondo, una presenza in tutto il mondo, ovviamente negli Stati Uniti, ma crescendo sempre di più la presenza internazionale. Clienti un po' in tutti i settori, abbiamo 22 dei 25 delle 25 aziende più importanti al mondo,
e un customer rating, quindi una valorazione da parte dei clienti molto molto importante, e anche in Italia, in particolare in Italia, molti clienti, una presenza importante in Italia su clienti nel settore finance, nel settore moda, e in generale un po' in tutti i settori, ma direi soprattutto finance, no? Vi raccontavo quello che facciamo a livello di offerta, vi dicevo sicurezza e automazione. Sulla parte di sicurezza, quindi anche fuori dal mondo IBMI, quindi in generale su tutte le piattaforme, abbiamo un'offerta molto molto interessante sia per quanto riguarda la sicurezza del dato, la protezione dell'infrastruttura e identity access. In particolare sulla protezione del dato abbiamo una soluzione, una soluzione molto completa adesso per proteggere i dati, e dovuta grazie a varie acquisizioni che abbiamo fatto l'anno scorso, che ci stanno dando adesso un'offerta molto completa, in quanto possiamo proteggere il dato nel momento in cui si crea, quindi lo possiamo classificare nel momento in cui si crea, quindi quando una persona crea un dato sia via email o via file, con Office crea un documento, può definire se questo documento è confidenziale o se è un documento pubblico, e in funzione della classificazione si può decidere se questo documento può o no uscire dall'azienda, no? Quindi noi possiamo avere regole che dicono che se un documento è interno non può uscire dall'azienda. E poi, se invece per i documenti che sì che possono uscire dall'azienda, avere modi di condividerli in modo sicuro, no? Quindi con protocolli sicuri e così via. E anche una volta che il documento è uscito dall'azienda, perché giustamente una delle ultime acquisizioni che abbiamo fatto proprio a dicembre dell'anno scorso è un'azienda che si occupa di digital right management, quindi che permette di definire quali sono gli accessi, le credenziali d'accesso dei documenti anche una volta che li ho mandati. Quindi io mando un documento a una persona e posso sapere che solo questa persona può accedere al documento, e posso decidere anche quando. Potrei dire, per esempio, che può accedere oggi, ma domani già no. Quindi questo è molto interessante a livello di protezione dei dati non strutturati in questo caso. Quindi stiamo parlando di proteggere tutti quelli che sono file, email e così via, quindi dati non strutturati, quindi dati che non sono in database, e dal momento in cui vengono creati fino a do anche dopo essere stati inviati al di fuori dell'azienda. E vi voglio raccontare un po' la parte di data security, perché è la parte che è cresciuta di più l'anno scorso grazie all'acquisizione di aziende di data classification, digital right management e così via. Poi abbiamo anche altre soluzioni di sicurezza per quanto riguarda infrastructure protection, quindi soluzioni per eseguire software, per eseguire penetration testing senza essere super esperti di sicurezza, e soluzioni di identity governance ed administration. Anche a livello di automazione abbiamo un'offerta completa, sia per quanto riguarda l'automazione del front office, quindi robotic process automation, sia l'automazione più tradizionale del back office, quindi diciamo a livello di scheduling. E quindi soluzioni complete sia su sistemi IBMI, ma anche su qualunque altra piattaforma. Ok, finita l'introduzione su Assistance, volevo raccontarvelo un po' di più questa volta, perché realmente abbiamo acquisito molte aziende l'anno scorso, e quindi c'erano tante, tante, tante novità. Ok, io direi di partire con i risultati di questo sondaggio. E direi soprattutto, diciamo, la tipica domanda che facciamo sempre, la prima domanda che facciamo sempre: quali sono le preoccupazioni, o più che preoccupazioni, diciamo, le cose che ci hanno interessato di più, o su cui ci vogliamo dedicare di più, e che sì, che magari anche preoccupazioni, no, che abbiamo nel mondo IT nel 2021. E vediamo che come l'anno scorso la preoccupazione principale, o diciamo le preoccupazioni principali, sono sempre le stesse, no? Le prime quattro, soprattutto sicurezza, no, Nicoletta? Vedo che è abbastanza stabile, no? Da un anno all'altro. Sì, corretto, direi che è una certezza ormai questa domanda e le risposte dei clienti. Le preoccupazioni sono le quattro principali preoccupazioni dei clienti, sono sempre queste, sempre nello stesso ordine. Quindi al primo posto la security, che sicuramente non è un problema soltanto
dei clienti IBMI, ma in generale è un problema dei clienti gestire in modo sicuro la propria infrastruttura e i propri dati. L'alta affidabilità, che sicuramente è un tema correlato a quello della security, la modernizzazione delle applicazioni e gli skill in ambito IBMI. Le aree della security, dell'alta affidabilità e della modernizzazione sono anche le aree in cui IBM concentra la maggior parte delle novità che vengono introdotte nelle varie release o nei technology refresh che puntualmente rilasciamo un paio di volte durante l'arco dell'anno, perché effettivamente queste sono le aree in cui i nostri clienti ci richiedono la maggior parte delle migliorie e delle novità. Voglio ricordarne una sola per quanto riguarda il tema dell'alta affidabilità. Con la 7.4 abbiamo introdotto un nuovo prodotto programma che è DB2 Mirror for AI, quindi uno strumento che consente di mantenere due nodi, due sistemi o due LPAR IBMI allineati in modo sincrono. Quindi queste sono le aree di forte investimento anche per IBM. Assolutamente, grazie per le informazioni che ci ha dato Nicoletta. Una cosa che volevo anche dire, vedete nel grafico magari non si vede tanto, per esempio la parte di intelligenza artificiale che in fondo a destra, ma è aumentata da 7 a 12, quindi quasi raddoppiata, diciamo, come da un anno all'altro, quindi sicuramente è destinata a crescere perché sempre di più sono le applicazioni, no, di intelligenza artificiale nei nostri sistemi è molto collegato le preoccupazioni relative all'aumento dei dati, no? Vedete che sono passate dal 28% al 37% quest'anno, quindi probabilmente questa sarà una tendenza che immagino che vedremo confermata negli anni successivi. E ovviamente quest'anno non possiamo non parlare, è stato un anno strano per tutti, no? Io la sto lavorando da casa, come dicevo, da un anno. Penso un po' molte delle persone collegate, Nicoletta anche, e Luca spesso, quando ci sentivamo, ci trovavamo, eravamo entrambi a casa, no? Quindi un anno molto molto diverso e effettivamente anche nello studio che abbiamo fatto tutto questo si vede ovviamente, diciamo, non è sorprendente il fatto che la stragrande maggioranza delle persone siano state preoccupate dall'accesso remoto, quindi ovviamente da un giorno all'altro praticamente tutta l'azienda ha dovuto cominciare a lavorare, è successo anche noi nel system, no? Da un giorno all'altro tutti abbiamo dovuto cominciare a lavorare da casa, quindi adeguare le reti, i VPN, tutti i sistemi e così via. E quindi questa è una delle preoccupazioni. L'altra preoccupazione ovviamente è la sicurezza, perché ovviamente con tutte le persone fuori dalla rete aziendale, ovviamente le preoccupazioni sono molto maggiori, no, a livello di sicurezza. Non so qual è stato il vostro impatto, Nicoletta e Luca, da questo punto di vista, dal punto di vista del coronavirus. Luca, se vuoi iniziare, se chiediamo al Beh, io sai che ho un lungo passato in IBM come Nicoletta, per cui siamo sempre stati abituati a fare smart working o comunque lavorare in giro per il mondo. Una cosa che ho notato dai nostri clienti, appunto, era proprio il fatto che in pochissimi giorni abbiamo dovuto condensare magari 1 o 2 anni di evoluzione e ci siamo trovati con tutte le aziende completamente unattended, per cui senza persone fisiche presso i loro uffici, e abbiamo aiutato tanto i nostri clienti appunto a collegarsi remotamente ai sistemi. Grazie anche al fatto che l'IBMI ci può dare tutta una serie di funzionalità a livello di sicurezza, a livello di connessioni in modalità crittografata e di attività che possiamo andare a mettere velocemente in place, abbiamo aiutato appunto questi clienti a collegarsi in un modo sicuro e raggiungibile dal punto di vista proprio di tenere i sistemi in perfetta efficienza, in perfetto monitoraggio e anche l'alta affidabilità, per cui se le persone non sono presenti in ufficio fisicamente, anche il caso di switchare da un disservizio, una problematica hardware o anche un disastro dal punto di vista anche solamente elettrico, è stata una delle grosse preoccupazioni di non avere appunto le persone vicine fisicamente ai loro server. E Nicoletta Sì. invece per sì. Certo,
C'è da dire, e facciamo mente locale su questo, che noi siamo veramente fortunati ad avere a disposizione una piattaforma come IBMI che ha tutta una serie di funzionalità integrate. Luca giustamente ha già citato il tema della security, il sistema operativo include tutta una serie di strumenti per gestire in maniera ottimale la security del sistema, per gestire i dati in sicurezza e per quanto riguarda l'accesso remoto, non dimentichiamoci strumenti come Access Client Solution, che è la soluzione strategica per l'accesso e la gestione del sistema, piuttosto che Navigator for AI, quindi strumenti integrati con il sistema operativo che ci danno la possibilità di accedere e di gestire remotamente e in piena sicurezza il nostro sistema. Certo, ovviamente siamo fortunati perché l'IBMI è nato come sistema già con accesso remoto, no? Quindi è molto diverso da altri sistemi da questo punto di vista. E quindi a livello tecnologico, Luca, quali ti sembra che siano le tecnologie di IBMI che sono state più utili per il nuovo modo di lavorare, diciamo, Di da sicuro, questo punto di vista? tutti i nostri clienti si sono muniti di connessione VPN verso la loro rete, ma IBMI dà anche la possibilità di poter configurare un tunnel VPN diretto con il sistema fisico. Il nuovo client Access for Java, o chiamato Access Client Solution, come diceva Nicoletta, ci dà tutta una serie di funzionalità, quelle antiche, diciamo il 5250 e le schermate oppure il file transfer, ma anche tutta la gestione dell'operational navigator via web, tutta la possibilità di poter utilizzare la parte del mondo dell'SQL statement, poter avere la console e il pannellino direttamente diciamo da casa nel momento in cui siamo in lockdown per poter fare delle operazioni che altrimenti dovremmo essere presenti fisicamente presso appunto la nostra azienda. Molto importante è stato anche far diventare unattended i nostri sistemi, per cui gestire in modo remoto e monitorare in modo remoto la piena funzionalità, che può essere il monitoraggio tecnico della funzionalità hardware e software del sistema operativo, con tutta la messaggistica e le funzioni che il sistema operativo già fornisce, come anche la possibilità di tenere con degli strumenti tipo il nuovo Performance Monitor di AppSystem sotto controllo che i nostri sistemi stavano erogando le giuste performance e le giuste risposte al business, anche perché per le aziende che hanno continuato il loro business, alcune hanno avuto anche un incremento delle connessioni da remoto, per cui anche un incremento dell'utilizzo delle performance del sistema. Abbiamo tutti gli strumenti per poter gestire la macchina, per poter manutenzionare e lavorare sul sistema in piena sicurezza, sfruttando tutte le tecnologie e anche tutta una serie di soluzioni Help System per poter remotamente gestire, monitorare e far sì che la famosa business continuity aziendale venga al 100% rispettata. Perfetto, grazie Luca. Ok, andiamo a vedere un po' le risposte più relative proprio alla composizione del data center delle aziende con IBMI e come è composto questo data center. Allora, innanzitutto a livello di quantità vediamo che diciamo, rispecchia abbastanza i risultati dell'anno passato, no? Con la stragrande maggioranza di aziende che hanno da 2 a 5 server, e poi numeri più bassi, quelli con un numero di server superiori, no, Nicoletta? Sì, anche questi numeri sono direi abbastanza stabili. La maggior parte delle aziende intervistate si attesta nella fascia tra i 2 e i 5 server. Poi è chiaro che dipende dalla tipologia dell'azienda, dipende dalla dislocazione geografica, dipende da tante cose. Però comunque il numero di sistemi è abbastanza limitato, no? Il sistema primario, se si aggiunge il secondo o il terzo sistema, normalmente è per gestire una soluzione di HA piuttosto che di disaster recovery. Questo è anche determinato dal fatto, cioè la non proliferazione dei server è determinata anche dal fatto che sempre di più i nostri clienti sfruttano le capacità e le potenzialità di virtualizzazione che il nostro sistema Power System rende disponibili, quindi la possibilità di ospitare all'interno di un stesso hardware, di uno stesso server, più ambienti logici indipendenti attraverso appunto
la funzionalità di virtualizzazione resa possibile dal Power VM che, come sapete, noi adesso distribuiamo gratuitamente con tutti i server Power 9. Sì. Infatti già in questa slide sul numero di partizioni vediamo che la maggioranza di clienti hanno due, tra due, tre, quattro, sei partizioni, quindi anche qua vediamo giustamente quello che diceva Nicoletta, no? Il numero Esatto, di sistemi magari. sì. Si lega al discorso che facevamo sulla carta precedente. Esatto. E si vede tra l'altro una diminuzione di aziende che hanno una sola partizione nel tempo. Vedete che dal 2018 erano il 29%, adesso sono scese stabilmente, siamo al 22%. Quindi stanno aumentando le aziende che utilizzano più partizioni. Ok, interessantissima questa parte. Direi molto interessante anche una considerazione sull'aggiornamento delle versioni. Che vediamo che, contrariamente a quanto magari anch'io mi sarei aspettato, anche con un anno così difficile come è stato l'anno scorso, con pandemia, con difficoltà di spostamenti e così via, ciò nonostante è continuata molto la tendenza, si è rafforzata fortemente la tendenza dell'aggiornamento, no? Della 7.4 che è passata da un 4 a un 15%. Sì, è significativa questa crescita. Noi abbiamo annunciato la release 7.4 nel 2019, quindi nelle vostre server, nel server di Help Systems, chiaramente le prime percentuali di utilizzo della 7.4 sono comparse nel 2020, ma vediamo un significativo balzo nel 2021, quindi sempre più clienti, stanno adottando l'ultima release disponibile. E questo è sicuramente molto importante, l'aggiornamento dei propri sistemi, mantenere i propri sistemi a un livello attuale per quanto riguarda la versione, la release di sistema operativo installato è fondamentale per poter sfruttare tutte quelle che sono le novità che IBM introduce puntualmente e periodicamente a livello di sistema operativo e di tanti prodotti programma che sono a corredo del sistema operativo stesso. Come vediamo, quindi cresce la 7.4, è cresciuta la 7.4, la 7.3 rimane più o meno stabile. 7.3 e 7.4 sono le due versioni, due release attualmente in commercio, mentre, come sappiamo, la 7.2 è andata in end of marketing ad aprile del 2020, quindi non può più essere ordinata e acquistata. E approfitto di questa discussione per ricordare che la 7.2 andrà in end of support fra poco, il 30 aprile del 2021. Quindi ancora l'invito è che facciamo e che rinnoviamo è quello di mantenere i propri sistemi aggiornati ad un livello che consenta di sfruttare tutto ciò che IBM introduce a livello di novità. Scusate che avevo il microfono silenziato. Perfetto, grazie. Volevo aggiungere io, La frase. posso Sì, aggiungere certo. giusto una cosa velocissima? Avere delle versioni di sistema operativo IBM aggiornate ci porta tutte le novità di IBM, ma ci porta anche tutto il grande sforzo che l'IBM sta facendo per rendere i nostri sistemi operativi sempre più sicuri delle vulnerabilità a quelle standard di mercato, dei vari protocolli, delle tecnologie, che può essere la crittografia e non. Per cui avere una macchina con un sistema operativo in essere e degli aggiornamenti delle più famose PTF cumulative e di security ci aiutano e ci creano la famosa barriera contro le problematiche di sicurezza del mercato, non solo di piattaforma, ma anche proprio quelle dei vari protocolli. Per cui cerchiamo di tenere aggiornati i sistemi agli ultimi livelli perché IBM propone sempre le fix e tutte le patch proprio per le problematiche di vulnerabilità dei vari sistemi operativi. Perfetto, grazie Luca. E diciamo molto collegato alle nuove versioni e anche un po' sorprendente visto l'anno di nuovo l'incremento, no? Di quell'adozione di Power 9, no? Che è passato dal 31% al 42%, quindi un incremento importante dell'11% anche in un anno così difficile. Sì, anche questo dato è veramente molto molto positivo e confortante. È chiaro che il discorso di mantenere l'hardware aggiornato è strettamente correlato al discorso precedente di mantenere le versioni di sistema operativo allineate alle ultime rilasciate.
perché c'è un discorso di compatibilità tra quello che è il modello hardware Power System con il massimo di versione di sistema release di sistema operativo che quel modello, quella macchina può supportare. Ad esempio, la 7.4, la release 7.4 può essere installata soltanto su sistemi di tecnologia Power 9, che è la tecnologia corrente, e la tecnologia N-1, quindi Power 8, mentre Power 7 e Power 7 Plus si fermano alla 7.3. Quindi su un hardware Power 7 e Power 7 Plus non è possibile andare oltre la release 7.3. Mentre invece, anche qui lo ricordo, la tecnologia Blade Power 7 al massimo può arrivare solo alla release 7.2. Quindi mantenere la propria infrastruttura aggiornata, dove per infrastruttura intendiamo sia la componente hardware che la componente software. Grazie Nicoletta, interessantissima questa notazione e io interrompiamo un attimo diciamo, i risultati del sondaggio per raccontarci un po' anche magari il futuro, no? Perché giustamente parlando con Nicoletta e Luca, no? Quando guardavamo questo sondaggio dicevamo che okay, questo è il passato, però cosa ci aspetta il futuro, no? Cioè, IBM ha anche, no? Programmi importanti, no? Per l'aggiornamento dei sistemi HDMI, no? Nel futuro prossimo e anche un po' più lontano, no? Sì, questa è la roadmap che attualmente IBM condivide con i propri clienti IBMI, con gli sviluppatori di software come Help System e con tutti i partner che lavorano insieme a noi su questa piattaforma. È una roadmap che direi ci fa stare tranquilli, è una roadmap che ad oggi traguarda il 2031, quindi attualmente i piani di sviluppo e di supporto del sistema operativo IBMI ci portano al 2031. Con questo non sto dicendo che nel 2031 IBM smetterà di sviluppare e di supportare il sistema operativo, questi sono i piani attuali, no? Quindi abbiamo una roadmap da qui a 11 anni, a 10 anni, direi una roadmap di tutto rispetto, una roadmap pubblica, che quindi possiamo condividere con i nostri clienti. Come arriviamo a questo, fatidico 2031? In maniera molto semplice. Normalmente noi usciamo con quello che si chiama major release, quindi con una nuova release o con una nuova versione ogni 3 anni. Mediamente questo è il tempo che intercorre tra un rilascio e l'altro. Come dicevamo, la 7.4 è uscita, è stata resa disponibile nel 2019, quindi ci aspettiamo che la prossima release o versione, quello che sarà disponibile nel 2022, 3 anni. E il nostro laboratorio sta già lavorando ed è già a un buono stadio di avanzamento su questo nuovo rilascio di sistema operativo. In più stanno già anche raccogliendo quelli che sono i requirement per la successiva N più 1, che quindi posizioniamo così indicativamente nel 2025. Il ciclo di vita di una release di una versione è di circa 6-7 anni. Il ciclo di vita si intende il momento da cui la versione release viene annunciata al momento in cui viene dichiarata in end of support. Quindi calcolando i 3 anni tra un rilascio e l'altro e calcolando i 6-7 anni di ciclo di vita medio della versione della release, si arriva ad oggi al 2031. Perché ho indicato in verde la 7.3 e la 7.4, in verde scuro, perché sono, come dicevamo precedentemente, le due release attualmente disponibili, quindi ordinabili sulle nuove macchine. La 7.1 è in un verdino chiaro perché recentemente, a novembre dello scorso anno, abbiamo annunciato la possibilità di avere delle partizioni a 7.1 su sistemi Power 9. Allora, Power 9 è nato con la 7.2, supporto dalla 7.2, 7.3 e 7.4. Power 9 non ha mai supportato 7.1, ma lo scorso novembre abbiamo annunciato la possibilità di avere delle partizioni a 7.1 su macchine Power 9, S922 e 980 nella fascia Enterprise. Questo perché abbiamo visto che tanti clienti a livello mondiale avevano dei vincoli applicativi che li tenevano legati alla 7.1. Quindi questi vincoli applicativi facevano sì che non potessero fare l'aggiornamento e passare alla nuova tecnologia Power 9. Abbiamo quindi deciso di supportarla anche su modelli specifici di Power 9 per dare la possibilità a questi clienti di mantenere la versione, la release di sistema operativo necessaria per i propri applicativi, beneficiando però delle novità della nuova tecnologia Power 9.
Perfetto, grazie. Ok, allora è interessante anche vedere quali sono i piani di upgrade, quindi i programmi che hanno le aziende di migliorare l'hardware, no? O il software. E quindi sembra che ci siano, diciamo, la stragrande maggioranza, diciamo, il 42% non hanno programmi di aggiornamento, ma il restante le aziende vogliono aggiornare o il software o l'hardware o entrambi. Quindi anche qua molto interessante, vediamo che non solo vediamo una tendenza importante di aggiornamenti sia di software che di hardware nel passato, ma vediamo che questa tendenza continuerà nel futuro. Altra cosa molto molto interessante, quali sono i sistemi utilizzati nei server delle aziende che hanno risposto a questo studio. Vediamo che sta crescendo molto l'utilizzo di Linux in generale su tutti i server, no? Luca, direi, no? È abbastanza in Sì, crescita beh, rispetto agli altri Windows sistemi. la fa sempre da padrone, come oltre a IBM come piattaforma, diciamo, server. Sta crescendo molto l'utilizzo delle piattaforme Linux, sia in ambienti x86, che anche i nostri clienti stanno incominciando ad utilizzare su piattaforma Power, per cui potendone sfruttare le potenzialità dell'hardware, per cui dei nuovi processori molto performanti Power 9, e soprattutto la capacità di essere vicino alle partizioni HBMI, per cui con tutta una serie di soluzioni che vanno ad amplificare e a potenziare le capacità della macchina per intero, con tutte le peculiarità di avere una versione distribuzione Linux che può essere Red Hat, SUSE o Ubuntu in modalità Power PC, chiaramente embedded sullo stesso hardware e gestito appunto dallo stesso virtualizzatore. È una piacevole sorpresa vedere un 9% appunto di clienti che stanno utilizzando e pensano in futuro di utilizzare sempre di più la piattaforma Linux nativa sul sistema, appunto per sfruttare a pieno le potenzialità. Ricordiamoci che Linux deriva dal mondo Unix e deriva comunque dal mondo Power come concezione, non dal mondo x86, per cui è la piattaforma giusta per sfruttarne a pieno le potenzialità. Perfetto, è interessante anche vedere quali sono diciamo, come viene effettuato il capacity planning, in particolare se ci sono delle preoccupazioni, no? A livello di performance sui sistemi HBMI. E vediamo che la maggioranza delle aziende non hanno preoccupazioni, dovuto al fatto ovviamente che i nuovi sistemi sono veramente molto molto potenti, ma comunque sì che ci sono strumenti sia a livello di consulenza, sia da parte dei PAM, da parte di IBM, anche soluzioni, prodotti di health systems che possono aiutare da questo punto di vista. E non so, Nicoletta, se vuoi raccontarci qualcosa da questo punto di vista, qual è la tua considerazione? Sì, allora il sistema è, come dicevamo prima, tutta una serie di strumenti integrati, no, che permettono di governarlo e di gestirlo al meglio. È chiaro che proprio in virtù di questo, del fatto che il sistema è così, diciamo, autosufficiente, tra virgolette, poi si tende a non gestire, a lasciare fare al sistema le cose al meglio. E magari volevo ricordare a questo proposito, no? Se parliamo di risorse di macchina, se parliamo di eventuali colli di bottiglia, c'è stato un annuncio importante lo scorso anno di una funzionalità che è Enterprise Pool 2.0, che prima riguardava. Non è una novità per il mondo Power, ma prima era semplicemente limitata alle macchine di fascia Enterprise, quindi alle grandi macchine Power System. Abbiamo portato questa funzionalità anche a livello dei modelli più piccoli, dei modelli scale-out, ed è la capacità di questi sistemi di lavorare in un pool di macchine e di condividere tra di loro le risorse di base, quindi di fatto le risorse processore, e di poter essere licenziati con una capacità
di base che viene sommata tra le macchine che appartengono al pool, quindi le macchine lavorano con questa condividendo questa capacità di base e ogni ulteriore necessità dei singoli sistemi di potenza viene gestita con un meccanismo molto molto granulare di pay per use, quindi ci sono eventuali picchi di lavoro vengono gestiti con questa potenza che viene erogata solo nel momento in cui è necessaria e per il tempo per cui è necessaria. Quindi ancora di più ci troviamo davanti a degli scenari e delle possibilità in cui è il sistema a gestire in maniera ottimizzata le risorse e a metterci a disposizione questa capacità elaborativa aggiuntiva per il tempo necessario e in maniera assolutamente automatica. È un po' uno scenario che introduce, che porta il modello tipico del mondo cloud, un pay per use tipico del mondo cloud a livello on-premise. Fantastico, utilissimo e anche interessante come funzionalità per tutte le aziende che magari hanno picchi, no? In un periodo specifico e che però ce l'hanno magari 2 o 3 settimane, no? E magari non il resto dell'anno. Molto, molto Corretto. interessantissimo. Ok, parliamo adesso di storage, quindi vediamo un po'. Come che tipo di storage viene utilizzato dalle aziende che hanno risposto allo studio? Vediamo una maggioranza di storage interno SaaS, e ovviamente lo storage esterno continua ad aumentare. Luca, non so come vedi tu questo risultato. Un ottimo risultato. Beh, IBM ha fatto uno sforzo enorme, soprattutto per i dischi interni e per potenziarne le performance e soprattutto i tempi di risposta delle I/O. I dischi esterni, l'IBM ha due famiglie, gli StoreWise e Flash System, che sono appunto due famiglie di fascia diversa, ma sempre ultra performanti. Una piacevole new entry in questa graduatoria sono all'8%, ma di sicuro nel futuro guadagneranno terreno, sono i dischi interni che sfruttano la tecnologia NVMe. Do giusto una pillola sul tipo di tecnologia, è un'interfaccia sia hardware, per cui un controller host, che è anche un protocollo studiato apposta per accelerare il trasferimento dei dati, l'archiviazione sui dischi di nuova generazione, quelli dei famosi dischi stato solido. Giusto per darvi una pillola finale, con questo tipo di tecnologia i tempi di risposta non verranno più misurati nei famosi millisecondi, ma in microsecondi. Per cui stiamo alzando sempre di più l'asticella delle performance degli storage interni con le nuovissime tecnologie di mercato, cambiando appunto il paradigma. Per cui i dischi interni SaaS di sicuro nel futuro con le nuove versioni hardware e di sistema operativo verranno soppiantati da questa nuova tecnologia che faranno bella concorrenza anche agli storage esterni tendenzialmente in fibra. IBM sta facendo un grosso sforzo dal punto di vista hardware, anche perché con l'aumento dell'utilizzo dei dati e con l'importanza soprattutto del dato, avere dei tempi di risposta ottimali sui dischi, sui controller, sulle metodologie di accesso è oramai di vitale importanza per il business delle nostre aziende. Fantastico, e un'altra tendenza che ovviamente è super attuale è la tendenza verso la cloud, no? E vediamo che ovviamente l'84% delle aziende continuano a utilizzare IBM on-premises, quindi diciamo fisicamente presente nell'azienda, ma la presenza di cloud o di cloud ibrida sta aumentando notevolmente, vediamo che già intorno al 16%. E come vedi questa tendenza, Nicoletta? Secondo te sarà qualcosa che continuerà nel futuro? Sì, sicuramente è una percentuale che è destinata a salire perché il modello cloud è il modello del futuro, no? Declinato nei vari modi, quindi parliamo di cloud ibrido, parliamo di cloud pubblico, parliamo di servizi esterni, chiamiamolo come vogliamo, mettiamolo al livello che vogliamo, ma sicuramente è un passo che le aziende stanno già compiendo o compieranno in futuro in maniera sempre più determinante e importante. Che cosa possiamo dire? Intanto il fatto che IBM è presente nel mondo cloud con la soluzione
anche con IBMI, quindi IBM stessa è in grado di fornire ai clienti che decidono di adottare questo modello di business alla fine una infrastruttura IBM che possa ospitare quindi anche sistemi IBMI. Quindi abbiamo un cloud IBM su cui è disponibile, sul quale è possibile avere degli ambienti IBMI. Abbiamo data center in Europa, abbiamo data center nel mondo. In Europa sono per il momento Francoforte e in Inghilterra. E poi ci sono delle soluzioni, sempre parlando di cloud nel mondo IBMI, che stanno andando in quella direzione. Vi ho citato prima l'Enterprise Pool 2.0, che è un modello cloud on-premise, ma già ci avvicinano a pensare e a lavorare in modalità cloud. O ancora vedo che tanti dei clienti che hanno detto di aver adottato in qualche modo un modello cloud lo legano al backup. Ecco, qui citerei ad esempio lo strumento, il prodotto IBM Cloud Storage Solution for AI, che è un prodotto nativo IBM AI che consente di spostare, cioè di portare in cloud i propri salvataggi, no? Cioè oggi nelle nostre aziende tendenzialmente i clienti eseguono il backup su dispositivi fisici per avere un salvataggio dei dati. Se però questi dati devono essere poi portati al di fuori dell'azienda per avere anche una copia remota e quindi fare una sorta di disaster recovery anche con i backup, questo spostamento, se si lavora con dei dispositivi fisici, deve essere uno spostamento fisico, quindi i dispositivi devono essere presi e trasportati remotamente. Con questo strumento è possibile invece indirizzare direttamente questi backup in cloud, che potrebbe essere il cloud IBM, come potrebbe essere il cloud di Google piuttosto che di Amazon, quindi qualsiasi cloud pubblico che supporti il protocollo S3. Quindi anche noi ci stiamo muovendo per rendere disponibile tutta una serie di strumenti che consentano alle aziende di avvicinarsi, no, al modello cloud a step intermedi diversi a seconda di quelle che sono le loro esigenze e necessità. Sì, scusate, no, non mi sta funzionando bene il mouse, quindi, per questo non riuscivo a trovare il bottone di unmute. Non so cosa sia successo. Niente, adesso non riesco a cambiare la slide. Ok, non so, non so cosa mi succede al computer. Altra considerazione direi sulla parte di alta disponibilità. Vediamo anche qua che l'alta disponibilità è anche qua diciamo, avere un sistema di alta disponibilità è in crescita e vediamo la modalità, diciamo, il 60% delle aziende utilizzano software di alta disponibilità e 66% hanno soluzioni di alta disponibilità a livello di software, 22% a livello di hardware e il 29% delle aziende non hanno una soluzione di alta disponibilità. Come ti sembra questo risultato, Luca? Come lo vedi? Sembra che stiamo migliorando, no? Rispetto al passato, però sempre un po' lentamente. Dopo anni e anni e anni di prevendita e di evangelizzazione, come si dice in IBM, per l'importanza di avere una famosa alta affidabilità dei dati e chiaramente una business continuity aziendale, mi fa piacere il famoso 60% e mi fa piacere, come diceva Nicoletta, che alcuni dei nostri clienti stanno incominciando a prendere in considerazione il mondo cloud, inizialmente per la parte del disaster recovery o per, diciamo, il backup in cloud, come spiegava prima Nicoletta, che stanno avendo appunto appeal sui clienti e una forte crescita. Ci sono ancora tanti clienti che hanno solamente un recovery da cassetta, però lì poi parlando con loro bisogna capire appunto quanto è magari una perdita economica di un fermo macchina o in quanto tempo, in un modo diciamo normale, devono fare ripartire. Il mondo va sempre più veloce e restringendo appunto questi tempi di fermo aziendali. Ci si deve munire di tecnologie di alta affidabilità, di business continuity e ben venga appunto il cloud, i data center e tutte le tecnologie che IBM mette a disposizione, sia software che hardware,
per aiutare a implementare questa soluzione presso i nostri clienti nel modo più veloce e più sicuro possibile. Un'ottima notizia. Fantastico, sì, è vero che sono testimone che da tempo che stai cercando di evangelizzare, no, sulla necessità di avere una soluzione di alta disponibilità. Ok, e partiamo a vedere un attimo più in dettaglio le iniziative a livello di IT. E vi ricordate il sondaggio che avevamo visto prima, no? Che la preoccupazione principale delle aziende che hanno risposto a questo studio era la sicurezza. Andiamo a vedere nella pratica quali sono le iniziative, no, che stanno intraprendendo le aziende a livello di sicurezza, no? E direi che abbiamo un interesse abbastanza importante sulla parte di exit point, di compliance e audit reporting, accesso di che tipo di accessi possono avere gli utenti con privilegi speciali, no? E quindi direi, Luca, no, che abbiamo una tendenza all'adozione di misure di sicurezza e un buon piano tra i 12-15%, anche di più, delle aziende che vogliono migliorare, no, da questo punto di vista. Diciamo che anche una grossa accelerazione a questo trend è stato dato dalle normative e le regolamentazioni europee, faccio ad esempio la GDPR, o tutte le altre compliance inerenti alla sicurezza, alla gestione della sicurezza del dato, delle carte di credito, del commercio elettronico, soprattutto anche alla disponibilità e alla capacità di potersi autenticare sui sistemi durante appunto questo periodo di Covid, di pandemia, sfruttando le tecnologie, ad esempio la two-factor authentication o multi-factor authentication, per cui la possibilità di poter avere l'autenticazione con un secondo codice che possiamo ricevere su uno smartphone o via mail e poter appunto aumentare la sicurezza. Un po' tutte le trend sono appunto in aumento, anche la gestione centralizzata dei trasferimenti dei dati e la trasformazione dei dati in modo sicuro, perché oggi comunque qualsiasi cosa viene fatta deve essere chiaramente auditato, deve essere chiaramente remotamente controllato e molto spesso deve rispondere anche a delle normative esterne più stringenti e più attuali, in ottemperanza anche di tutte le normative che la Comunità Europea ci sta emanando nell'ultimo periodo. Comunque viene tenuta sotto controllo, è uno dei focus dei nostri clienti, e sia l'IBM che AppSystem come società penso che stiano rispondendo molto bene sulla piattaforma IBM AI per fornire soluzioni, tecnologie e anche metodologie ed expertise con i loro specialisti per affrontare al meglio la famosa cyber security e per in breve tempo incominciare ad essere più sicuri e proteggere meglio appunto i nostri dati personali o di business, che hanno sempre un valore enorme per le nostre aziende. Sì, è proprio, vediamo che in effetti proprio quello che diceva Luca, noi vediamo che una delle aree che vediamo un maggiore incremento, per esempio, è la crittografia, no? Che passa 22% delle aziende ce l'hanno già implementata e un 18% vogliono farlo nel futuro, quindi quasi, quasi raddoppiata, no? E la multifactor authentication che diceva Luca passa un 25%, l'hanno già implementata, e un 17%, quindi tre quarti direi, no, delle aziende che ce l'hanno già vogliono implementare multifactor authentication. Quindi sicuramente vedremo sempre di più, vedremo crescere questi numeri sempre di più, perché la sicurezza è sempre più importante al giorno d'oggi. Noi sappiamo che i sistemi IBM AI possono essere resi molto molto sicuri, ma va fatto qualcosa, no? E io direi che il discorso della crittografia è molto molto significativo, perché crittografare i dati è il modo migliore per proteggerli. Che sempre poi ce li rullassero, comunque ed è anche richiesto dalla GDPR, oltre ad essere una cosa buona e giusta, come si suol dire. Esattamente. Ok, andiamo a vedere la parte a livello sempre di sicurezza, quali sono un po' le preoccupazioni principali specifiche a livello di sicurezza. E una cosa che vediamo sempre è proprio la mancanza di personale che conosca il tema della sicurezza, la cyber security, specialmente su IBM AI, diciamo già in generale
c'è una mancanza, no, di risorse che conoscono le BMI, in particolare nella sicurezza questa mancanza è ancora più presente. Vediamo che dal 2018 è una tendenza che è più o meno confermata. Confermata anche la variabilità, no, delle minacce a livello di sicurezza, e un'altra delle grandi preoccupazioni è come bilanciare i controlli di sicurezza, no, con l'efficienza a livello di business, no? Direi che i dati sono un po' simili rispetto a tutti gli anni, no, rispetto agli anni passati, no, Luca? Sì, i dati sono, quelle sono le problematiche che comunque penso ci porteremo avanti nel futuro, anche non a breve termine. Per cui le minacce informatiche, la cyber security è diventata una vera e propria battaglia, una vera e propria guerra che i nostri clienti devono intraprendere giornalmente, esterna all'azienda, ma anche interna all'azienda. Per fortuna la piattaforma IBM AI ci dà, come diceva il nostro amico Robin Tatham, è la piattaforma che se viene ben configurata, è la piattaforma più sicura al mondo. Non esce sicura direttamente dai laboratori di Rochester, ma ci dà tutte le potenzialità e tutte le tecnologie e le metodologie per gestirla in modo sicuro e mettere in place tutti gli step che dobbiamo fare per renderla la piattaforma più sicura dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di business, dal punto di vista del dato. È chiaro che serve un investimento da parte dei nostri clienti in skill e soprattutto in prendersi il proprio tempo per fare le verifiche, per fare le prove di attacco, per capire se stiamo andando verso la giusta direzione e anche per capire se abbiamo tutti gli apparati di rete, le PTF, gli aggiornamenti dei nostri server up to date per essere sempre in prima linea rispetto appunto a questa battaglia che si spera proprio di vincere, però sarà una battaglia lunga di sicuro. Ok, sì, assolutamente. E, a livello di compliance, vediamo che queste sono le normative e regolamenti di compliance e sicurezza più presenti, no? Nelle aziende che hanno risposto allo studio. Vedete GDPR intorno al 33%, che è quella che ci tocca di più, no? In Europa. Altra cosa interessante è capire quali sono le applicazioni che vengono lanciate su sistemi IBM. E vediamo una certa, un, molta, molti tipi di applicazioni presenti su sistemi IBM, e si conferma un po' anche la presenza di molte applicazioni sviluppate direttamente dalle aziende, no, Nicoletta? Sì, e questo è ancora più vero nel mercato italiano. Questa, come dicevi tu, Ienco, all'inizio è una survey condotta a livello mondiale. Per il mercato italiano direi che la stragrande maggioranza dei nostri clienti ha delle soluzioni o di ISV locali, quindi di software house, di sviluppatori di software italiani, o delle soluzioni che il cliente stesso si è costruito nell'arco degli anni, o quantomeno fortemente personalizzato. Quindi abbiamo in Italia una scarsa presenza di ERP internazionali installati nel mondo IBM. L'IBMI, quello che una volta chiamavamo era la S400, è la macchina gestionale per eccellenza, no? Questo è un ambiente gestionale, quindi è un sistema, un server progettato per le applicazioni, progettato perché le aziende possano gestire il loro business, e quindi la presenza di software di ERP su questa piattaforma è fondamentale. E tant'è vero che IBM ha un programma proprio dedicato recentemente, lo scorso anno, ha lanciato questo programma dedicato agli ISV a livello europeo, un programma europeo, ISV Ecosystem Revitalization Program, proprio per creare un network, una connessione tra quelli che sono gli sviluppatori di software che lavorano nel mondo IBM, e per stabilire tra un contatto tra questi ISV e un contatto più stretto, un rapporto più stretto con l'IBM, direttamente con i laboratori, direttamente con Rochester, in modo tale che gli ISV possano, ad esempio, avere un supporto piuttosto che venire a conoscenza in anticipo di quelle che sono le novità che IBM introdurrà a livello di sistema operativo, per poi calarle sui propri applicativi, sui propri sistemi software gestionali.
L'altro programma, Solution Edition, è un programma che è una sorta di bundle, quindi la possibilità di offrire delle condizioni commerciali interessanti ai clienti qualora la macchina, il sistema, il server, adesso i server Power 9, appunto, vengano venduti in bundle con una delle soluzioni applicative che sono certificate come Solution Edition. Le Solution Edition ci sono a livello internazionale, quindi ci sono dei software che a livello internazionale sono certificati con Solution Edition. La cosa interessante, tipica e peculiare del nostro mercato è il fatto di avere una ventina di applicazioni italiane certificate per le Solution Edition proprio per la particolarità del nostro mercato. Quindi considerare questa come una piattaforma d'eccellenza per le soluzioni applicative e rendere disponibili anche delle offerte commerciali che agevolano il cliente nell'acquisto, nel rinnovo tecnologico della propria infrastruttura legato anche a una componente applicativa. Assolutamente, assolutamente, e direi che questo si vede anche proprio nei risultati che abbiamo a livello dei linguaggi di sviluppo, no? Ovviamente RPG continua a essere il linguaggio più adottato, ma vediamo che veramente vengono utilizzati tantissimi altri linguaggi, anche linguaggi più moderni come possono essere Python e soprattutto linguaggi open source, no? Siamo un po' lunghi perché sono adesso le 15:30, siamo partiti un po' in ritardo, quindi vi chiedo un po' di condensare le risposte e di modo che possiamo arrivare alla fine della presentazione, scusate. E quindi niente, se volete, sulla parte dei linguaggi, soprattutto è interessante vedere la quantità di linguaggi open source, no? Che possono essere utilizzati nei sistemi IBM. Non so Sì, se volete questa commentare. è la tendenza, è una delle aree strategiche del sistema operativo che pur continuando a rimanere un sistema operativo proprietario di IBM, negli ultimi anni si è aperto tantissimo a quelli che sono gli standard di mercato e quindi c'è stata questa apertura verso il mondo open source. Oggi abbiamo la possibilità di installare direttamente in IBM tutta una quantità di prodotti, di strumenti, di tool open source tipici proprio di quell'ambiente. Quindi abbiamo Node.js, abbiamo Python, abbiamo Ruby, abbiamo Git, abbiamo veramente tantissime cose installabili anche in maniera molto molto semplice, non come un prodotto o programma separato, così come accadeva qualche tempo fa, ma installabili e aggiornabili direttamente, semplicemente e velocemente, direttamente da ACS, da Access Client Solution. Chiaro, questo direi che è anche una risposta importante a una delle preoccupazioni principali, no? Della mancanza di risorse specialistiche su IBMI. Ovviamente trovare un programmatore RPG è abbastanza complicato, ma trovare un programmatore di uno di questi linguaggi è molto più semplice. Quindi questo aiuterà che la S400 IBMI continui a essere uno strumento critico, no? E strategico per le aziende d'oggi. E a livello di sviluppo, anche a livello di sviluppo, diciamo, l'utilizzo, vediamo che c'è un utilizzo importante di Rational Developer for IBMI, la maggioranza delle aziende lo utilizzano, e altra parte molto importante è l'automation, quindi vediamo che il 54% delle aziende utilizza IBMI in modo completamente automatizzato, quindi senza unattended. Adesso non mi viene la parola italiana di unattended. Come si dice unattended in italiano? Non presidiato. Non presidiato, esatto. Me la Sei dimentico stato troppo in sempre. Spagna, Ienco. Troppo in Spagna e parlo troppo inglese, quindi alla fine non so più parlare né spagnolo né inglese né italiano. Ok, quindi vedete che insomma, vorrei vedere quanti sistemi Windows funzionano in modo completamente non presidiato. Ok, vediamo un attimo la prospettiva, no, dell'IBMI a livello di applicazioni critiche di business. Vediamo che un 44% delle applicazioni critiche, no, vengono eseguite su sistemi IBMI, e vediamo soprattutto che anche il commitment, quindi
quanto le aziende, no, continuano ad avere fiducia in questa piattaforma è realmente in aumento, no? Perché vediamo che sono pochissime le aziende che stanno pensando di migrare a una nuova piattaforma e la stragrande maggioranza hanno un orizzonte temporale molto lontano, no? Tra oltre 5 anni o non, neanche una pianificazione di tempo. E vediamo che la maggioranza delle aziende realmente vogliono incrementare la loro presenza su IMEI. Quindi vedete che le aziende continuano ad avere fiducia nel sistema di IMEI proprio anche grazie a tutto quello che ci ha raccontato Nicoletta, no? È un sistema che si continua a evolvere, continua a avere nuove versioni, nuovi sistemi, nuovo hardware, nuovi sistemi di storage, nuovi linguaggi di programmazione, no? Quindi direi che questa slide, che forse tra le più importanti, no? Dello studio, è un po' la risposta a tutto il lavoro che sta facendo IBM e anche tutti i partner e i vendor presenti nel mondo IBMI per supportare questa piattaforma. E, a livello di ROI, e qua sì che anche se siamo un po' in ritardo, chiedo a Nicoletta e a Luca che ci racconti, che dicano un po' la loro, che ci raccontino cosa ne pensano, no? di questa cosa, perché il 92% delle aziende che hanno risposto a questo studio dicono che il ROI dell'IBMI è superiore ad altre piattaforme. Direi che per noi è fondamentale questa carta e queste le risposte che i clienti hanno dato, perché è il riconoscimento da parte del mercato che la strategia di IBM per IBMI è la strategia corretta, quindi che rendiamo disponibile ai nostri clienti una piattaforma che soddisfa quelle che sono le esigenze dei clienti e soprattutto li accompagna nell'evoluzione e sostiene la crescita del loro business. Direi che su questa carta, veramente in questa carta, in questi numeri, è racchiuso tutto quello che ci siamo raccontati un po' oggi, no? Quello che stiamo facendo non lo stiamo facendo perché a tavolino abbiamo deciso che è meglio seguire questa strada piuttosto che un'altra, è meglio impostare la strategia in questo modo piuttosto che in un altro, ma perché effettivamente il mercato ce lo chiede e alla fine il mercato ci riconosce. Queste cose e penso che il 2020 abbia anche dimostrato se questo era ulteriormente necessario, il fatto che i clienti che affidano il loro business a una piattaforma come l'IBMI hanno effettivamente a disposizione un sistema assolutamente robusto, assolutamente sicuro, assolutamente scalabile e assolutamente con una roadmap di prodotto ben solida che li può far stare tranquilli da oggi e nel futuro per tanti anni a venire. Assolutamente. Luca, ci vuoi dire il tuo punto di vista Sì, su questo io lo punto vedo del ROI? anche dal punto di vista un pochettino più di funzionalità e tecnico. Uno dei miei lavori e dello sforzo che sto facendo, che con Nicoletta abbiamo sempre fatto, è far capire ai nostri clienti la quantità di servizi, di tecnologia che hanno già all'interno del sistema operativo dell'IBMI. È una macchina che spesso e volentieri ha una risposta alla maggior parte delle problematiche dei nostri clienti, o può dare più metodologie di risposta. Avevamo parlato prima dell'open source integrato con alcuni ragazzi che abbiamo appena assunto in azienda, li stiamo facendo lavorare su piattaforme che possono essere il Python, e loro ad esempio non sanno che dietro il motore è un IBMI. Per cui molte volte la domanda e la problematica del nostro cliente ha già una risposta, o comunque può essere già indirizzata semplicemente, tra virgolette, utilizzando ciò che il sistema operativo già fornisce. Per cui a livello di investimento e di ritorno dell'investimento, molte volte bisogna configurare le opzioni dell'IBMI e non acquistare, diciamo, nuovi prodotti o nuovi servizi. La macchina ha tantissime potenzialità che spesso i nostri clienti o non conoscono o non gli vengono, diciamo, raccontate nel modo corretto, ed è un po' il nostro focus nel nostro lavoro. E spesso e volentieri i nostri clienti rimangono anche sulla piattaforma, scoprendo che può essere resa giovane, parlo del DevOps,
moderna, parlo per le persone più uscite dall'università con linguaggi di programmazione molto molto aggiornati, che possono lavorare poi perfettamente insieme con il, tra virgolette, vecchio COBOL RPG. I web services, abbiamo la potenzialità di poter creare web services e di rendere dati disponibili al web, per cui alla commerce, al mondo ultramoderno, ai nostri cellulari, con una semplicità veramente disarmante e un'affidabilità elevata. Ecco da dove nasce il ROI della piattaforma. Grazie Luca, fantastico, informazioni super interessanti su tutte, diciamo, le slide che siamo riusciti, già il risultato di per sé è interessante, ma poi grazie a Nicoletta e Luca siamo riusciti direi ad arricchire molto le informazioni. Una guardata velocissima su chi ha risposto a questo studio, vi ho raccontato all'inizio, no? Un po' quali erano i dati fondamentali, vedete che un 24% in Europa, molto di più rispetto ad anni passati, quindi solo un 39% negli Stati Uniti. Questo è anche dovuto un po' all'aumento di presenza di Health Systems in Europa e anche in America Latina, dove siamo sempre più presenti con uffici locali, con persone che parlano la lingua locale, quindi che parlano spagnolo, francese, nel mio caso italiano, e con la presenza dei nostri partner con cui lavoriamo sempre più strettamente. E vediamo che anche a livello di dipendenti realmente molto, molto variato, un 22% hanno meno di 20, 99 dipendenti, ma abbiamo anche aziende grandissime, un 12% di aziende con oltre 10.000 dipendenti, quindi questo un po' rappresentativo del fatto che realmente l'IBMI è utilizzato in qualunque tipo di aziende. A livello di settori, anche qui, ovviamente più importante settore finanziario, settore manifatturiero, sono i settori tipici, no, dell'IBMI, però vediamo che è comunque molto presente anche in altri settori. Altra cosa interessante è vedere quante persone, quanti amministratori di media ci sono sui sistemi IBMI delle persone che hanno risposto allo studio, e vediamo che praticamente la stragrande maggioranza delle aziende, quindi 36% più 27%, quindi 63% delle aziende hanno uno o due amministratori e un 8% nessuno, quindi diciamo siamo un 71% delle aziende che hanno due o meno amministratori. Anche grande presenza di sviluppatori, un quarto delle aziende hanno tra 3 e 5 sviluppatori. E riassumendo un po' i risultati dello studio, vediamo che abbiamo avuto partecipazione di oltre 500 esperti nel mondo IT, nel mondo IBMI. La sicurezza è sicuramente la preoccupazione principale per il 75% delle aziende. Il 78% delle aziende hanno più di una partizione, quindi questo è una tendenza che è andata in crescita negli ultimi anni ed è sempre più presente. Ma è già stragrande maggioranza, il 60% delle aziende hanno un sistema di alta disponibilità, e il dato più importante è che il 92% delle aziende pensano che il ROI dell'IBMI è migliore rispetto ad altri sistemi. E su tutte queste aree del sondaggio che vi abbiamo presentato, ovviamente Health Systems vi può aiutare sia per eseguire backup, per alta disponibilità, per la gestione dei documenti, per cyber security, dove abbiamo una suite super completa di soluzioni e anche uno strumento gratuito per vedere, per analizzare qual è la situazione del vostro sistema IBMI, e sistemi di monitoring, di business intelligence, di capacity planning, di automazione. Adesso no, ovviamente non mi metto a leggere tutti i prodotti che abbiamo, però se andate nella nostra web vedrete che abbiamo realmente una quantità di soluzioni per i sistemi IBMI incredibile. E un portfolio realmente completissimo, e questo è lo strumento che vi dicevo che potete scaricare gratuitamente, e i nostri partner danno gratuitamente un'interpretazione del risultato. Quindi potete scaricare questo security scan in pochi minuti, spesso meno di un minuto, e si esegue, genera un report via HTML e potete richiedere ai nostri partner di interpretare il risultato per voi. E incredibile, siamo 12 minuti oltre il tempo e sono andate via solo 7 persone. Quindi grazie per essere rimasti fino adesso.
Non avremo tempo per rispondere alle domande perché veramente siamo molto in ritardo, però volevo ringraziare, prima di chiudere, volevo ringraziare assolutamente Nicoletta e Luca per tutti i dati importanti che ci hanno fornito e per aver partecipato con me in questo webinar. Grazie a Grazie a voi. voi Enco e grazie a tutti i partecipanti anche da parte mia e di IBM. Grazie, grazie. Sì, direi che quest'anno abbiamo fatto il record di partecipanti, quindi l'anno prossimo faremo ancora di più e a breve penso presenteremo l'altro webinar importante di Exisa che facciamo, che è più incentrato sulla sicurezza e che è basato proprio sui risultati di questo Security Scan. Quindi tutte le aziende a cui viene eseguito un security assessment gratuito su IBMI e che vogliono partecipare in modo anonimo a questo studio, vengono poi i loro dati vengono utilizzati nello studio che facciamo ogni anno sulla sicurezza. Quindi rimanete collegati su tutte le piattaforme social di WSS, soluzioni DP, di Health Systems e di IBM per avere notizie su tutti gli eventi che organizziamo. Grazie a tutti, grazie Luca, grazie Nicoletta e ci sentiamo nella prossima sessione. Grazie a voi. Buona giornata. Arrivederci. Buona giornata, grazie. Buona giornata.